Sì, oggi Tabellini in una intervista, economista della Bocconi, ex rettore della Bocconi, dice il calo ha senso ma solo per un certo periodo, poi in futuro l'IVA andrà rialzata. Funziona, dice Tabellini, e serve a sostenere i consumi se in questo momento gli italiani risparmiano troppo e spendono poco. Quindi sostanzialmente poi a che serve abbassarla? No, io guardi, credo che su questo trova tutti d'accordo, non solo i suoi ospiti, ma in generale parti sociali, sindacati, insomma, associazioni di categoria l'hanno già detto. Serve a poco, anzi a niente, abbassare un punto l'IVA per un periodo per poi rialzarla. Qualche mese fa abbiamo salvaguardato appunto l'aumento dell'IVA, indebitando ulteriormente il futuro del nostro paese. Adesso abbassare di un punto per 6 mesi non servirebbe a niente se non a fare probabilmente ulteriore debito. Quindi su questo il Premier Conte l'ha sparata lì, l'ha buttata e ha fatto retromarcia la sera stessa. Va bene la retromarcia, ora però quello che ci aspetteremo è un provvedimento, un qualcosa di utile e di immediato. Noi siamo qui a fine giugno, siamo a fine giugno e ancora ad oggi la cassa integrazione non è stata pagata a tutti i lavoratori. Punto. Questo è un dato di fatto. Poi uno in più, uno in meno, il numero lo tireremo fuori. Ma ad oggi non è stata pagata a Però tutti. Tridico ha anche detto che l'anticipo Allora da ci parte fermiamo. degli imprenditori è una regola. Tridico Come, scusi? ha detto l'altro Sì. giorno che la cassa integrazione, da parte, diciamo, l'anticipo da parte degli imprenditori è una regola, non è un fatto eccezionale. No, allora, questa è una regola che ha messo lui, questa regola, non è No, no, è una dai. buona abitudine, ma noi non possiamo pensare che questa sia la supplenza continua che gli imprenditori fanno in uno Stato che non adempie ai propri doveri, ok? Noi abbiamo una situazione che non è più sostenibile. Abbiamo uno Stato che per bocca del presidente dell'INPS si permette di dare dei buffoni, perché uno che fa quello che dice il presidente Tridico sarebbe un buffone che si Vi trovo in approfitta grande forma, stancandosi. cioè siete una bella coppia tra Del Mastro e. Però evitiamo le Aspetta, caricature, aspetta, aspetta, evitiamo le facciamo finire caricature. Rossi, facciamo L'integrazione, finire per Rossi. ricordarlo ai telespettatori, è pagata con i soldi delle aziende che tutti i mesi pagano il Lavoratori, 4% del monte salari. È sempre dei bene lavoratori, ricordarlo. Ora, sono questo non soldi è dei un lavoratori, dei regalo. lavoratori. Sono soldi dei Come, lavoratori. scusi, guardi, Presidente, sì, sono soldi anche dei lavoratori. c'è anche dei lavoratori, c'è una piccola parte, ma il grosso lo paga l'impresa. Controlli le buste paga, Sì. parli con qualche consulente del No, lavoro e verrà guardi, che il conosco grosso. bene, ma No, a me sembra di no. Mi sono sembra. soldi dei lavoratori, che li paghi Sono soldi l'azienda, che non c'è pagano le dubbio. aziende, una piccola parte è anche dei lavoratori, certo, ma di quella cassa integrazione pagata dalle aziende in parte anche dai lavoratori, la maggior parte delle aziende non ne ha mai beneficiato nella sua storia. Ora, oggi che ci si venga raccontato come un regalo, questo francamente è inaccettabile. Che qualcuno si permetta di dire che gli imprenditori non riaprono perché se ne approfittano, beh, quella persona si dovrebbe dimettere in un paese civile, Ma non ha soprattutto detto dopo aver detto questo. che riempiono gli italiani di soldi. Quindi, come possiamo noi aspettare in un paese che succedono queste cose dei provvedimenti immediati? Siamo a giugno, a fine giugno e ancora non c'è stato nulla. Ma non è Io sono vero, ma d'accordo dai, con ma lei che perché bisogna dice rimettere così? al centro. Ma L'INPS sì, ma io l'ho interrotta, ha scusi, pagato 11 milioni di non smetta a fare prestazioni, le sceneggiate perché non ha pagato stiamo nulla, ma facendo un dibattito e farlo da distanza è anche più è difficile, mi difficile. permetta. Ok? Ecco. Io sono d'accordo con Fassina a rimettere al centro le famiglie, le imprese nello stesso momento. Questo è un momento di difficoltà. Se non siamo vicino alle persone, alle fasce più deboli, rischiamo non un autunno caldo, rischiamo veramente le tragedie. Quindi, però, questo governo, invece che pensare a togliere un punto dell'IVA o a mettere gli incentivi per chi si compra il monopattino elettrico, dovrebbe forse aiutare un intero settore che è quello dell'automotive, che in Italia dà da lavorare a centinaia di migliaia di famiglie, okay, che lavorano grazie a quel settore, forse a rimetterlo in piedi perché abbiamo avuto aprile, maggio e giugno grande difficoltà, abbiamo avuto un calo delle immatricolazioni incredibile e purtroppo quello porterà solamente che quando interromperanno il divieto di licenziare ci saranno una serie di licenziamenti importanti, ecco perché ci sarà un autunno caldo, non per sottocorona che ci fa le previsioni magari di un autunno con le temperature alte. Purtroppo è una situazione
difficile e va gestita non con gli annunci, non con le conferenze stampa, non con gli incontri a Villa Panfili, che è una villa stupenda. Però, signori, abbiamo fatto una vetrina, non abbiamo risolto il problema. Abbiamo incontrato le parti sociali, abbiamo fatto una passerella, però poi di questi 137 progetti non ce n'è traccia. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere le persone, il lavoro e le imprese al centro di una manovra che preveda però delle misure immediate. Noi non possiamo ancora stare a chiacchierare del niente, di parlare di economia circolare senza sapere che l'Italia in Europa è già leader in quel settore, è già una cosa che esiste, e parlare di monopattini elettrici quando sinceramente abbiamo un settore dove l'Italia è leader in Europa della produzione di componentistica per l'automotive, sinceramente significa parlare di qualcosa che si conosce a malapena. Ecco. Fatemi andare anche da Angela Mauro, voglio andare